Il provvedimento del Consiglio dei Ministri che ha sciolto il Comune di Vittoria per voto di scambio politico mafioso si è abbattuto come una mannaia sulla comunità ipparina. L'accusa è di quelle che rischiano di lasciare il segno su un'amministrazione dalle tradizioni di sinistra che per la prima volta è costretta a confrontarsi con una decisione per certi versi traumatica. Il primo atto, l'indagine della Procura di Catania per corruzione elettorale, che coinvolge l'ex sindaco Giuseppe Nicosia e suo fratello Fabio, all'epoca consigliere comunale del PD, poi dimessosi. Nel settembre scorso si insedia la commissione prefettizia che conclude il suo accesso al comune muovendo contestazioni anche al nuovo sindaco Giovanni Moscato. Finisce sotto accusa la proroga del servizio di raccolta dei rifiuti affidata ad una società che aveva avuto problemi con una interdittiva antimafia. Ma i fatti più clamorosi si riferiscono all'intreccio mafia-politica che avrebbe influito sull'esito delle elezioni amministrative del 2016 che portarono all'elezione a sindaco di Giovanni Moscato. Ma sulla decisione del Consiglio dei Ministri avrebbero influito anche le indagini sul mercato ortofrutticolo, un argomento questo che torna spesso alla ribalta quando si parla di presunte infiltrazioni mafiose a Vittoria. Di certo, lo scioglimento del comune per mafia ha avuto riflessi mediatici notevoli. Tra le prime dichiarazioni, quelle del vice premier Luigi Di Maio, che ha dedicato il provvedimento al giornalista modicano Paolo Borrometti, autore di diverse inchieste sulla criminalità organizzata a Vittoria, e del presidente della Commissione regionale antimafia Claudio Fava, oltre al vicepresidente dell'ARS Giancarlo Cancelleri dei 5 Stelle. Ma l'azzeramento degli organismi istituzionali del comune, sindaco, giunta e consiglio, costituisce un fatto grave anche all'immagine di una città come Vittoria, ricca, laboriosa, ma anche prigioniera di contraddizioni e di luoghi comuni. Come si può venir fuori da questa situazione? Lo abbiamo chiesto al sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato. Guardi, è un provvedimento che tocca l'intera città e tutti i cittadini. Già sulla città si sono creati gli stereotipi in questi ultimi 30 anni, diciamo, questo provvedimento certamente non aiuta. Riteniamo questo un provvedimento iniquo, perché chiaramente ci sono delle indagini in corso che hanno coinvolto ex amministratori, un ex sindaco del Partito Democratico, un ex consigliere comunale sempre del Partito Democratico, gente che riguardava l'opposizione a questa amministrazione che ha combattuto realmente la criminalità organizzata con provvedimenti importanti, oltre 600 informative antimafia, più aziende bloccate all'ingresso del mercato ortofrutticolo. Io personalmente ho fatto denunce con nomi e cognomi dei mafiosi presenti in città e per questo ho subito delle minacce per il quale è in corso un procedimento penale. Questo però è quello che ha deciso il Consiglio dei Ministri. Noi attendiamo adesso con serenità la relazione, dopodiché faremo la nostra valutazione anche per presentare un ricorso. Qui c'è una città da difendere sotto questo punto di vista, ma pensate che dietro ci siano anche delle persone che vanno difese, perché pensare che questa amministrazione sia collusa con la mafia quando le carte, anche quelle iniziali, dicono l'esatto contrario, bene, è chiaro che questo non è più accettabile.